Let's go! Il giocatore più forte al mondo di Fortnite è arrivato. E non vedo l'ora di andare a vedere la sua partita. Ah, pensavate fossi io, sì. Quello che andremo a fare oggi sarà sfidare il record di kill di una partita in singolo su Fortnite. La partita che andremo a vedere adesso sarà qualcosa di incredibile e il mio obiettivo sarà quello di batterlo. Come farò? Andrò a copiare esattamente la sua partita, quindi mi butterò nello stesso modo, cercherò più o meno le sue armi e andrò dove andrà lui. Obiettivo? Superare il record di kill da PC su Fortnite, con un joystick. La cosa particolare è che lui non si butta a pinnacoli pendenti, avete sentito proprio bene, sta andando a passatempi pomposi. Ciò che dobbiamo fare sarà imitare tutte le sue mosse, cercare di prendere le sue armi e superare il record. Oggi vi stupirò. Sinceramente non so dirvi se questa è la partita del record di kill in solo su Fortnite, però fidatevi di me, questa partita non è affatto comune, anzi sta già a 2 kill probabilmente, anzi no, è riuscito a pararsi. Cavolo, qui c'erano i deltaplani abilitati però. Vabbè, se riusciamo a trovare i deltaplani li prendiamo comunque. Da notare che lui in questo momento sta facendo tutte le kill con il vampafucile. E intendo veramente tutte le kill con il vampafucile. Uccide pure quelli con il pompa. Ha dovuto usare la pistoletta stavolta però. Mamma mia, sono troppo gasato. Dobbiamo copiare anche il suo outfit, quindi... no skin. Sì. Ha fatto 7 di danno con il fucile a pompa. Se questo video supera i 15.000 mi piace, io vi prometto che vi porto la sfida del record di kill di ninja su Fortnite. Andremo a vedere la sua partita e a copiarla al 100% per vedere quello che succede. Vabbè dai, al momento le armi da copiare e il posto dove andare sono abbastanza semplici. Il problema è che se il pullman parte dal lato opposto, io vado a passatempi pomposi e non trovo neanche un nemico. Lui sta già a 7 kill invece. Decide di andare via da passatempi pomposi. Uccide un altro nemico, sta 8 kill. Peccato, se avessi registrato questo video durante il periodo degli zombie congelati, sarebbe stato molto più realistico. Oh, l'unico posto in cui non doveva andare, ragazzi. Sta andando sull'isola volante, adesso l'isola volante non esiste più. Questo significa che noi nella nostra partita delle 32 uccisioni dobbiamo andare a passatempi pomposi e poi al lago. Ovvio, anche il rampino mi sa proprio che non lo potrò prendere, eh. Chissà come mai. Qui però ci possiamo andare, quindi lui praticamente ha fatto passatempi, lago e adesso pinnacoli pendenti. Cerchiamo di ricordarci questo percorso, poi certo se la safe non si chiude così, cambiamo strada ovviamente. Non ho idea di come abbia fatto a fare il record di uccisioni, visto che lui sta ancora a 11 kill, ancora, vabbè adesso a 12, però sono rimaste soltanto 30 persone. Adesso dovrà iniziare a uccidere i nemici a raffica secondo me. Boom. Bene, queste modifiche io non le farò mai. Ha preso il quad e andiamo a dare un'occhiata. No, 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 no. Ancora a pinacoli pendenti, pronto a uccidere questo nemico da dietro. Va bene. Ha preso lo scaracca silenziato. Quindi la nostra priorità dovrebbero essere queste tre armi: pompa del nonno, mitraglietta e scaracca silenziato. Vai che fa fuori anche questo. Fa fuori anche questo. 17 uccisioni. Sono pronto, sono pronto. Praticamente, raga, lui in questo momento sta facendo fuori tutti i nemici su Fortnite, cioè appena muore un nemico è morto per forza da lui, perché se no non riesce a fare il record di kill. 24 kill, 10 persone rimaste, e lui in questo momento, traducendolo con il mio inglese perfetto, ha detto: questo potrebbe essere il world record. Non deve morire più nessuno in questo momento, deve uccidere tutti quanti lui. Potrebbe essere la sua 25esima uccisione. E lo è, e lo è. Sta iniziando a gasarsi, sta iniziando a dire let's go, let's go, let's go all'infinito. Ha capito che questo potrebbe essere un world record. Ok. Oh mamma mia, quella trappola, bro, non farlo, ti prego. Olè ragazzi, 26 uccisioni. Guardate adesso le armi che ha. Vabbè, giustamente, siamo a fine partita. Ha ucciso mezza mappa. Se non ha tutte le armi leggendarie lui, non le ha nessuno in questo momento. Giustamente però, non si accontenta e apre anche un airdrop. Ma ora che ci penso, il vampafucile non c'è più, ragazzi. Mi sono ricordato adesso. Quindi a inizio partita non avremo mai il vampafucile come lui. Lui vola. Lui vola. Ha volato per tutta la partita. Così. Questo neanche lo spara. Mamma mia, certo, però che nemici che hai beccato, eh. E ci siamo. 31 uccisioni. 1 contro 1. Mamma mia, pensa se adesso muore. Eccolo, eccolo, eccolo. Boom.
Oh mamma mia ragazzi, 32 uccisioni, la partita finisce adesso e questo sarà il record che andremo a battere noi oggi, scusate ma mi viene da ridere. Dai, facciamo che non lo supero di record perché sennò si offende, poverino, lasciamogli il record a lui, però proviamo a fare anche noi una partita. Devo levare la skin, devo levare il piccone, devo levare tutto quanto. Giocatore singolo e amico mio, sto arrivando, ti sfido. Concentrazione massima, ma credo che questa non sarà la partita che farà il caso nostro, perché guardate un po' qui da dove parte il bus. Chi ci va a passatempi pomposi? Scherzavo! Guardate voi, non riesco neanche a prendere un'arma io adesso, eh. Ho già trovato il suo fucile a pompa, il che non è male, perché io adesso vado qui. C'è un nemico dietro di me. Ripartiamo. Il suo stesso autobus, ragazzi. Ci buttiamo in modo perfetto. Guardate quanti siamo. Se adesso riesco a uscire da passatempi pomposi, la situazione... Ma quella è una jump? No, 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 no. No, 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 no. Sto entrando nel suo stesso... Ok, abbiamo un pompa tattico, raga. C'è tanta gente qui dentro. Attenzione. Eccolo. Cavolo, 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 cavolo. Boom! Headshot, let's go. Ha un cecchino? Bene. Non credo mi serva il cecchino adesso, però. O forse sì. Perché lì c'è qualcuno. Oh, no, 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 no. Altra gente qua sopra. C'è un nemico sul te. Mi ha visto. Eccolo. Eccolo. Let's go! Curati, curati, curati. Siamo vivi, siamo ancora vivi. Tutto questo con un pompa tattico bianco che lui tra l'altro neanche aveva, però vabbè. Non ci ha lasciato neanche uno scudo. Ci ha lasciato però questo. E anche la mitraglietta. A sto punto iniziamo a giocare con lo stile che aveva lui, quindi pompa e mitraglietta. Dobbiamo andare in safe. La safe sta nel lago, che è il nostro prossimo obiettivo. Poi una volta arrivati al lago dobbiamo andare a Pinnacoli e poi lui è tornato indietro al lago, se non sbaglio, cose del genere. Abbiamo tanti modi con cui andare via, ad esempio un kart, una jump, facciamo materiale. Dobbiamo andare a cercare altra gente, ragazzi, 2 kill sono pochissime. Ecco, magari non così. Ok, siamo arrivati al lago e qui ci sono delle costruzioni forse abbastanza recenti. C'è anche del loot, qui potrebbe esserci un nemico. Sì, stanno là in mezzo, infatti. Tipo, lui esce la testolina e io faccio boom. Magari. Lui è anche sparato da altri. Da dove lo stanno sparando? Lo stanno sparando da qui. Eccolo. Guardatelo, col palloncino. Mio. Di quanto l'ho lisciato, raga. Oh, mamma mia. È lì. Eccolo. E adesso deve venire qua per forza, lo sapete, vero? Eccolo. Boom. Mamma mia. Mamma mia. Così, subito a prendere il loot. Sbrigati, sbrigati, sbrigati. Che casino che gli ho combinato. Vabbè. Prendiamo un po' di danno, però io il loot sinceramente me lo voglio prendere. Non aveva nulla. E la safe è anche a Pinnacoli. È arrivato il momento di spostare. Oh mamma mia, pensavo ci fosse qualcuno lì. È inutile dirvelo, continuiamo comunque la partita, ma guardate le mie kill e guardate le persone rimaste. Non è possibile. Anche facendo 15 uccisioni in questo momento non raggiungerei per niente il record di kill. Però questi sono dettagli. Anche una vittoria non mi dispiacerebbe, nessun problema. Quando guardo i video dei record di kill mi gasano tantissimo, ma chissà perché non riesco mai ad arrivare al loro record. Ah, ricordiamoci che dobbiamo andare a Pinnacoli. Io già me ne stavo andando dall'altra parte. Vediamo se riusciremo a beccare qualche nemico. Lui lì a Pinnacoli penso abbia trovato almeno 15 nemici. Sì, sì, altro che 15 nemici. Mi sa che non c'è nessuno a Pinnacoli pendenti, raga. Questo, se permettete, me lo prendo. Comunque, raga, neanche un nemico a Pinnacoli pendenti. Diciamo che sì, la quantità di nemici che ha trovato lui e quelle che sto trovando io non è proprio uguale. Ok, possiamo anche sostituire lui. Perché sono salito qua se adesso devo riscendere? Oh, nemici, 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 nemici qua sopra. Dove sono? Qui, eccoli.
Mi ha visto. Come ha fatto a vedermi? Ecco un nemico lisciato. Non credo di riuscire a buttare la struttura giù, eh. Questo però me lo prendo. Aia. No, me l'hanno fregato. Oh mamma mia. Oh, si è jumpato, raga. Si è jumpato. Eccolo, è lì. Guardate l'altro. Guardate quello. No, dai, non ci credo. Ho beccato la sua scala. Mi sono fatto il fortino anch'io. C'è gente che vola in continuazione. E lui è lì. Let's go. Mamma mia, che headshot. Non pensavo di averlo preso. Si è spostato lui perché sennò mi sa che l'avevo lisciato, eh. Guardate l'altro lì. Quindi se in due sono lì, esatto. Ma perché volano tutti? Qualcuno me lo... Ma non ci credo. Guardatelo. No, 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 no. È one shot. È one shot. No way, raga. No, 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 no. Non puoi. Tu sei mio. Tu sei mio. Ho detto che sei mio. Non mi interessa. Ti ho visto. Dove sei? Non ti ho visto più. Ma dai, aveva un'altra jump. Mi ha fregato. Devo andare a prendere la sua jump. Non è vero, non ce la faccio. Non faccio in tempo. Mi ha fregato, ragazzi. Mi ha fregato alla grande. C'è un nemico qua. No. Ok. Non può. Raga, ha vinto lui. Ha vinto lui, io sto per le... No, 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 no. Io smetto di giocare a Fortnite. Datemi un foglio che faccio il documento, lo scrivo. Raga, questo è quello che è stato preso da me col cecchino. Ha 3 uccisioni, peggio di me, peggio di me. Questo ha preso la jump, è andato di là, mi ha fatto arrivare lì con la mia unica jump. Poi è tornato, aveva il lanciarazzi e mi ha ucciso così perché io stavo uccidendo l'altro nemico. Queste sono le mie partite. Questo è Matiz. Che poi tra l'altro alla prima partita, ragazzi, siamo arrivati secondi con il suo stesso percorso, soltanto che lui ha vinto e ha fatto 32 kill. Io ho perso e ne ho fatte 5. Proviamo un'ultima partita, però senza andare a passatempi pomposi, perché con questo bus non ci andrà veramente nessuno. E andiamo a Pinnacoli Pendenti, la mia città preferita. La pistoletta bianca è sempre la migliore arma con cui iniziare. C'è già qualcuno? Sì, ed è già morto. Il nemico è qui. Eccolo. Ok. Lo confondo. Lascio la porta aperta qui così lui apre. Vediamo se arriva. Eccolo. Ora arriva sicuro. Eccolo. Oh, headshot. 104 in testa. Cavolo, C4. Sì, vabbè, C4. TNT. Dinamite, chiamatela come volete. Vado via da qua. Troppe esplosioni. Troppe esplosioni. Io sparo, eh. Non ho paura di te. 2 nemici. Ora lui pusha me. Bravo scemo. Mi ha preso da sopra. Io lo sapevo, ragazzi, che mi fregavano. In 2 stanno giocando questi qui. 10 di vita. Ho avuto una sola partita a disposizione. Poteva andare meglio, come poteva andare molto peggio, perché io con una sola partita a disposizione sono capace, anzi è molto probabile che io faccia 0 kill, è scontato. Mentre siamo arrivati secondi, potevamo vincere con una maniera semplicissima. Quello è andato a prendere il lanciarazzi e mi ha fregato così. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, ricordate di lasciare un like. Non supererò mai il record mondiale da PS4, tanto meno quello da PC. Lasciate un like però se ancora non l'avete fatto, anche se in realtà l'ho già detto. Non so perché termino sempre i video in modo diverso. Mi raccomando però, ricordate di passare dalla descrizione, perché ci sarà il mio profilo Instagram, il link delle mie cuffie e anche del mio green screen. Andate a dare un'occhiata. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video e ciao ragazzi.